Lega ha creato anche un sindacato che mira, dopo il federalismo, ad avere diciamo, la busta paga proporzionata al costo della vita, quindi la gabbia salariale si chiama tecnicamente, vuol dire uno stipendio proporzionato al costo della vita. È tanti anni che pensiamo a quest'idea e abbiamo fatto il sindacato padano. Senta, dopo il federalismo si arriverà anche a un accordo sulla sicurezza? La Lega metterà la fiducia come ha chiesto il ministro Maroni oppure l'accordo c'è già? Ma diciamo che Maroni l'ha chiesto in Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ha detto di sì, che se vuole mettere la fiducia può metterla, però ci sarà un nuovo Consiglio dei Ministri questi giorni, appunto su quello, sulla fiducia, su mettere la fiducia o meno. Secondo me Maroni mi pare che non vuole metterla. Sul referendum, allora qualche giorno fa alcuni del PDL a partire da Cicchitto hanno detto che non bisognerebbe cambiare una legge che appunto quella legge che uscirebbe dalle urne, però ieri Lupi, sempre del PDL, ha detto se passano i sì bisogna trovare un accordo in Parlamento con la Lega per rafforzare il bipolarismo. Come risponde? Secondo me noi stiamo già pensando al disegno di legge, alla legge elettorale, per non presentarci a mani nude. Ci stiamo già ragionando sopra. Compito l'ho dato a Calderoli e Baroni, il compito di ragionarci sopra, però diciamo sì, perché come fa la sinistra a far votare sì? Se vota sì Berlusconi vince sempre le elezioni, quindi mi sembra che ci debba pensare. Noi ci pensiamo per motivi di democrazia, anche per motivi di interesse della Lega. Io sono convinto che certe leggi vanno fatte in Parlamento democraticamente, non inventando un referendum che la gente non capisce, cercando di sfruttare altre elezioni per far passare il referendum. Ecco, ma il disegno di legge sulla legge elettorale lo farete insieme al Popolo della Libertà? Ma diciamo che noi abbiamo già deciso di cominciare a scriverlo, poi lo faremo girare e vedremo chi ci sta. In questo momento non sono in grado di dirvi. Lo faremo con chi ci sta. Senta, qualche giorno fa lei ha detto che di non votare l'UDC perché vuole distruggerci. Oggi Calderoli ha detto che l'UDC deve uscire dalle giunte in Lombardia, insomma, dove governa con il Popolo della Libertà e con la Lega. Ma non lo so cosa ha detto Calderoli, però secondo me ci sono momenti in cui dobbiamo valutare, lasciare andare le cose, capire come vanno e poi tirare le giuste conseguenze. Senta, a proposito dell'UDC, qui a Varese, sul federalismo, ha detto che sarebbe disponibile a partecipare a un laboratorio per seguire le fasi dei decreti attuativi dell'attuazione della riforma. Cosa dice la Lega? Là in Parlamento, mica qui a Varese. È in Parlamento, dovremmo sentire chi la sinistra mette per definire il federalismo, per mettere i numeri del federalismo, perché per adesso non sono ancora numeri, li deve mettere e quindi vedremo chi mette e poi noi andremo a trattare con chi mette, non possiamo mica trattare a Varese, dobbiamo trattare a Roma per forza.